Buongiorno. È bello ritrovarsi insieme. Io penso che non c'è posto migliore di stare in chiesa. Sì, il letto può aiutare a farti recuperare qualche po' di riposo, di stanchezza, ma poi alla fine non è la soddisfazione totale il letto. Il Signore ci può dare tanta carica negli incontri, nei canti, nella predicazione. E quindi penso che avete scelto questa mattina il posto più adatto, che è il nostro tempo insieme come chiesa. Stiamo studiando la lettera di Efesini da un po' di tempo, ormai penso questo sia il secondo anno, e siamo arrivati al capitolo 5, dove stiamo parlando di questo tema, un matrimonio inattaccabile. Ora, la mia preghiera è che in questa chiesa ci siano coppie che rispecchiano un po' quello che sono gli insegnamenti che stiamo vedendo con l'aiuto di Paolo. Abbiamo detto l'ultima volta che Paolo ci introduce, ci porta al cuore di quella vita a porte chiuse, quindi ci porta dentro la famiglia, il focolare domestico della vita cristiana. Abbiamo detto che ormai le fondamenta del matrimonio si stanno sgretolando, c'è molta confusione, c'è molta crisi nelle coppie, insomma ci sono tante situazioni che purtroppo sta portando una società davvero sgretolata, dove ormai la famiglia tradizionale sembra scomparire. Vi invito a leggere insieme a me quei versetti che piacciono tanto agli uomini e che invece non piace molto alle donne. Però oggi ci sono sorprese, dai, vi invito ad alzarvi in piedi. L'Apostolo Paolo dice in Efesini 5, versetti 22, leggiamo fino al 24. Mogli, siate sottomessi ai vostri mariti come al Signore. Il marito infatti è capo della moglie, come anche Cristo è capo della Chiesa. Lui che è il salvatore del corpo. Ora, come la Chiesa è sottomessa a Cristo, così anche le mogli devono essere sottomesse ai loro mariti in ogni cosa. Accomodatevi, fin qui la parola. Abbiamo detto che c'è questa verità centrale, che la sottomissione della moglie al marito non deve essere coercitiva, ma piuttosto una sottomissione volontaria, guidata dal Vangelo, che nasce da una giusta relazione con Gesù. Abbiamo detto che in questi versi Paolo dà alle mogli tre motivi per sottomettersi al marito. La scorsa volta abbiamo visto il primo, che è proprio l'esortazione alla sottomissione. Mogli, siate sottomessi ai vostri mariti come al Signore. E abbiamo detto che questo è un versetto che è stato manipolato, è stato un po' abusato. Perciò dicevo che l'esposizione di questo verso deve essere fatta con una misurata attenzione per tre motivi, vi dicevo. In primo luogo perché il testo insegna che esiste un ordine divino nel rapporto matrimoniale. Poi abbiamo visto, in secondo luogo, le verità di questo testo sono pervertite, purtroppo, e abusate da uomini disordinati e peccatori. E in terzo luogo dobbiamo tenere presente che questo verso è preceduto da una lunga frase in greco che ordina di essere ricolmi dello Spirito Santo. E questa mattina andiamo avanti, perché chi non ha seguito la prima parte è invitata ad andare sul nostro sito e potrà seguirlo. Il secondo motivo per cui sottomettersi al marito, appunto, è il motivo della sottomissione. La risposta alla domanda sul motivo della sottomissione si trova nel versetto 23, che leggiamo di nuovo. Il marito, infatti, è capo della moglie, come anche Cristo è capo della Chiesa, Lui che è il Salvatore del corpo. Ora, alcuni hanno cercato di reinterpretare l'ovvio significato di questo versetto. Alcuni insistono sul fatto che capo, che fale,
porta all'idea di fonte piuttosto che di autorità su. Ma questo semplicemente non è vero, perché ce lo fa capire il contesto. Capo in questo contesto significa semplicemente autorità, autorità nel suo contesto. Che poi, fra l'altro, questa autorità di cui stiamo parlando è la seconda analogia del comando di Cristo sulla Chiesa. Capo ha una connotazione abbastanza chiara in italiano, diciamo così. Per esempio, come nel caso del capo di una SPA, una società per azioni, o come nel caso del rettore dell'università, lui è il capo, come nel caso, per esempio, di queste idee che chiunque, diciamo, sta in un ambiente, che può essere un supermercato, comunque c'è sempre il direttore, c'è sempre il capo. Quindi trasmette questa parola che usa Paolo, l'idea di autorità su, cioè leader. Una piccola nota necessaria, penso che sia importante dirlo, che il marito è capo della moglie, non di tutte le donne. L'abbiamo capito questo? Cioè, non vorrei magari dire sono capo di tutte le donne, no, solo della moglie. Ma sorge una domanda: se il marito è il capo nel matrimonio, come dice Paolo, che cosa viene richiesto di fare o essere? Perché questo è adesso l'aspetto che ci interessa. Gli uomini, noi uomini sposati, siamo capi della famiglia, ok. Cosa dobbiamo fare? Come bisogna essere capi? La risposta secca: tu uomo, tu marito, hai bisogno di una leadership. L'essere capo in una famiglia, si parla di una leadership di servizio. Una leadership di servizio. Il versetto 23 dice che Cristo, leggetelo alla fine, dice che Cristo è il salvatore della Chiesa, di cui è il capo. E quindi ne consegue, per analogia, che la conclusione è che il marito deve esercitare la sua funzione di capo, ma con una leadership di servizio in stile salvatore. Quindi non è il capo che siamo abituati noi, che danno ordini, tu fai questo, tu fai quest'altro, ma è un capo salvatore. In altre parole, il marito deve guidare con il tipo di amore che è disposto a morire. Questo piacerà meno agli uomini, ma è quello che insegna la Scrittura. Noi uomini, mariti, dobbiamo guidare la nostra famiglia con il tipo d'amore che è disposto a morire. Infatti Gesù disse in Marco 10:45: poiché anche il figlio dell'uomo non è venuto per essere servito, ma per servire e per dare la sua vita come prezzo di riscatto per molti. E ancora in Luca 22:26 dice: ma per voi non deve essere così, anzi il più grande tra di voi sia come il più piccolo, e chi governa come colui che serve. Uno sguardo veloce al tipo di capo che è stato il Signore Gesù. Volete saperlo? Che tipo di capo è stato Gesù per la Chiesa? Diamo una sbirciata veloce, ma proprio veloce, perché poi lo faremo man mano andiamo avanti, al paragrafo successivo, e consideriamo le 5 azioni della sua leadership verso la Chiesa. Infatti nel versetto 25 egli ha amato la Chiesa. Nel versetto 25 dice: ha dato se stesso per lei. Versetto 26: l'ha santificata. Versetto 26: l'ha purificata. 27 dice che l'ha presentata. E poi dice al versetto 29: la nutre e la cura teneramente. Queste sono le 5 azioni che Cristo usa come capo per la Chiesa. Così come Cristo, così come anche il marito deve essere capo verso la moglie. E questa illustrazione ci dà lo scopo ultimo del matrimonio. Cioè, lo scopo ultimo del matrimonio è la gloria di Cristo.
Ti sei sposato? Bene. Devi dare gloria al Signore Gesù attraverso il matrimonio. Tutto questo brano ci rimanda a Cristo, tutto. Il versetto 22 dice come al Signore, il versetto 25 come anche Cristo ha amato la Chiesa, il versetto 29 come anche Cristo fa per la Chiesa. Tutto torna a Cristo, tutto. Quindi la moglie è chiamata a sottomettersi a un marito che è disposto a morire per lei. Mariti, ecco la sorpresa. Vogliamo che le nostre mogli siano sottomesse? Sì. Dobbiamo essere pronti a morire per loro. E in questa ottica, il matrimonio cristiano dovrebbe anche essere, il marito dovrebbe essere il primo a chiedere scusa, il primo a perdonare, il primo a servire. Cantavamo troppo Vittoria Presto quando dice che bel versetto, le mogli che si devono sottomettere ai mariti. Sì, certo, è bello quel versetto. E le mogli lo capiranno molto bene quando ci sarà un marito che è pronto a dare la sua vita per lei. In altre parole, il marito deve semplificare. Nell'essere marito deve dimostrare lo stile di vita di Gesù alla sua sposa. Cioè noi incarniamo Cristo nel matrimonio. Come Cristo è capo della Chiesa, anche il marito è capo della moglie e quindi incarna le stesse cose che fa il Signore per la Chiesa. Noi dobbiamo semplificare, dimostrare la vita di Gesù alla nostra sposa. E quindi come una leadership così, la sottomissione della moglie sarà volontaria. O no, mogli? Dico bene? La parola dice bene? Perché è così. Si tratta di una relazione felice, perché il marito è disposto a dare la sua vita e dà dimostrazione, semplifica la vita di Cristo nel matrimonio, la moglie si sottomette e le mogli, e quindi ci sarà questa relazione felice, e le mogli cristiane seguiranno liberamente e responsabilmente la guida amorevole di un marito fedele e non di un tiranno, non di un tiranno. Ripudiate, respingete le caricature improprie di questo insegnamento. Le scritture non parlano di qualcosa di simile alla schiavitù. La moglie non è la schiava del marito. Le scritture non dicono questo, le scritture dicono qualcos'altro. Ripudiate qualcosa di simile alla sottomissione coatta, a una catena di comando dall'alto verso in basso, in cui i sudditi devono ubbidire senza discutere, senza fare domande. E ripudiate qualsiasi immagine, quella che di un uomo sdraiato sul divano che dice portami il caffè subito. Ripudiate questo tipo di immagine. Dio aiuti l'uomo che pensa che il suo essere capo sia una licenza di dominio o di signoria. Domanda: nell'essere il marito capo, la sua leadership ha dei limiti ben precisi? Il comando ha dei limiti ben precisi, sì. Primo, non può mai comandare ciò che Dio proibisce o proibire ciò che Dio comanda. Tu in chiesa non ci vai, te lo comando io. Secondo, non può mai essere usato in un modo egoistico. Terzo, il focolare domestico impone doveri reciproci. Ad esempio, i mariti devono amare le loro mogli, come i genitori devono prendersi cura dei loro figli, come anche i padroni, in questo contesto poi lo vedremo, devono trattare bene i loro impiegati. Non c'è spazio per la tirannia.
Vi ricordate quando, almeno quando ero ragazzino, si faceva Tarzan? Quando Tarzan ancora che non parlava, io Tarzan, tu Jane. Non ci può essere questo in un matrimonio. Nessuna prepotenza. Essere capo della moglie comporta un'immensa responsabilità. Vedete cosa scrive Paolo? Il marito è chiamato capo della moglie e poi dice come Cristo è capo della Chiesa. In qualche modo, uomini, è come se qualcosa dello splendore divino si riflette nelle nostre relazioni terrene. Come Cristo è capo della Chiesa, il marito è capo della moglie. E questo riflesso divino va riconosciuto e va anche onorato. La dignità che viene qui attribuita all'uomo non risiede in capacità o magari in qualità proprie, assolutamente no, ma nell'ufficio conferitogli proprio dal matrimonio. La moglie dovrebbe vedere il marito rivestito di questa dignità. Alla fin fine è lui il responsabile della moglie. Alla fin fine è lui il responsabile del loro matrimonio, della loro casa. E su di lui ricade la cura, ricade la protezione della famiglia. E egli rappresenta, diciamo, verso questa cura, questa protezione, egli la rappresenta verso il mondo esterno, che poi ne diventa il pilastro e diventa anche il conforto. Perché il marito, in fondo, è il padrone di casa che esorta, disciplina, perdona, aiuta, conforta e la difende davanti a Dio, la famiglia. E in questa ottica biblica il comando è una cosa spaventosa. Ma non deve spaventarci, perché il Signore ci dà tutto l'occorrente, tutto l'equipaggio per essere uomini come Lui desidera. Quando un marito prende decisioni difficili, perché le dobbiamo prendere, dovrebbe farlo con il pieno consiglio della moglie. Parlatene con le vostre mogli. E inoltre dovrebbe farlo con grande umiltà, dovrebbe farlo anche con grande dipendenza dal Signore, rendendosi conto della sua fallibilità e responsabilità. L'essere capo, modellato appunto sul comando di Cristo, richiede una profonda vita di devozione e preghiera di intercessione. Non si può essere capi della famiglia se non si ha una relazione profonda col Signore. Quindi l'essere capo richiede un cuore caldo, un cuore costantemente esposto alla luce di Cristo, nella preghiera e nella lettura della parola di Dio. E se mariti non fate questo, non siete capi. È il matrimonio. Rischia di grosso. Mariti, se questo non caratterizza la vostra vita, state peccando o sto peccando. Richiede la pratica, l'essere capo della famiglia richiede la pratica di un'intercessione dettagliata per il coniuge, per i figli, come quella del giusto Giobbe. Vi ricordate quando Giobbe intercedeva per i figli che andavano a festeggiare? Non si può sapere mai, magari hanno peccato, e faceva la sua intercessione per i suoi figli. Uomini, se non preghiamo dettagliatamente per le nostre mogli e i nostri figli, stiamo peccando. Si tratta di una leadership che condannerà o attirerà il mondo. La tua vita, il tuo essere leader nella famiglia, col tuo modo di trasmettere, di dimostrare la vita di Cristo, può condannare e può attirare le persone a Cristo. Questo è ciò che, di cui le nostre case e il mondo hanno bisogno più di ogni altra cosa. Famiglie che hanno un equilibrio cristiano alla gloria di Dio. Terzo motivo.
per sottomettersi al marito. La natura della sottomissione. Guardate il versetto 24. Nel versetto 24 troviamo la natura, il carattere tale di questa sottomissione. Dice il versetto 24: ora, come la Chiesa è sottomessa a Cristo, così anche le mogli devono essere sottomesse ai loro mariti in ogni cosa. Come dobbiamo intendere questo verso? Innanzitutto diciamo ciò che non significa questo testo, perché almeno è più facile forse. Primo, questo testo non suggerisce una disuguaglianza spirituale, cioè entrambi i sessi sono uguali davanti a Dio. Entrambi portano l'immagine di Dio e sono uguali anche nella loro posizione e nei loro doni spirituali per il servizio. Sono uguali. Le scritture nel Nuovo Testamento lo confermano, per esempio leggo in Galati 3, 28, dice: non c'è qui né giudeo né greco, non c'è né schiavo né libero, non c'è né maschio né femmina, perché tutti voi siete uno in Cristo. Il focolare domestico di cui parla Efesini presenta uomini e donne in un'ordinata uguaglianza. Qui, diciamo, non c'è superiorità, non c'è inferiorità, né nell'uno né nell'altra parte. Presenta semplicemente ruoli diversi, questo sì, ruoli diversi. Qualcuno ha detto qualcosa che mi è piaciuto e ve lo dico. L'uguaglianza di valore non è uguaglianza di ruolo. Siamo uguali, ma i ruoli cambiano. E il ruolo non è che sta dicendo che la donna è inferiore e l'uomo è superiore. È il ruolo è diverso. Secondo, la sottomissione coniugale non significa obbedienza servile. Alcune mogli hanno preso l'espressione sottomesse ai loro mariti in ogni cosa e l'hanno assolutizzata in un modo acritico. È scritto: mi devo sottomettere in ogni cosa a mio marito. Dicono proprio questo, lo ha detto il Signore, e si sottomettono al proprio marito in ogni cosa. Queste mogli che fanno così non tengono conto del fatto che l'esempio di Cristo favorisce l'obbedienza in ogni cosa, ma l'esempio di Cristo. Il che significa in tutto ciò che è conforme al carattere di Cristo ci si sottomette in ogni cosa. Quando il marito non rispecchia Cristo, non ti puoi sottomettere in ogni cosa. Una donna, una moglie, non deve mai seguire il marito nel peccato o in questioni che sono peccaminose. Mai. Mai. Perché dico questo? Perché solo Cristo è la sua autorità suprema, non il marito. E lo Spirito Santo che fa? Illumina la sua coscienza su ciò che è giusto o su ciò che è sbagliato. Ciò che la Scrittura richiede qui è la disposizione a cedere a una felice sottomissione. Quello che dice qui la Scrittura è quella disposizione a riconoscere e onorare la grande responsabilità del marito nel guidare la casa, nel guidare la famiglia. Quando il marito offre una guida divina, come quella che Paolo ci sta dicendo in Efesini, una guida, direi una guida morale, forte, una guida amorevole alla sua famiglia, la moglie sarà elevata, la moglie sarà arricchita dalla sua sottomissione. Penso sia giusto sottolineare anche che c'è una differenza tra matrimonio tradizionale e matrimonio biblico. Lo sapevate che c'è una differenza? Ora vi faccio la domanda, rispondete nel vostro... Siete per il matrimonio tradizionale o quello biblico? Ok. Perché dico questo? Perché nel matrimonio tradizionale esiste un certo tipo di divisione, in qualche modo, che vi dico subito. Le donne sono spesso nel matrimonio tradizionale responsabili di cucinare, di pulire, di fare il bucato, di stirare, di sistemare la casa, anche se hanno il loro lavoro secolare, poi devono tornare a casa e devono fare di tutto e di più. Mentre gli uomini
sempre nel matrimonio tradizionale gli uomini lavorano, giustamente lavorano, sudano e devono portare lo stipendio a casa. Ora, sebbene le scritture in qualche modo parlano di un uomo che lavori fuori casa, questa, diciamo, sarebbe una responsabilità primaria dell'uomo, lavorare, giusto? Ed è giusto così. Mentre della casa, come centro dell'attività, è la donna. Cioè la donna, ovviamente, anche nella Bibbia lo vediamo che la donna, ovviamente non è limitato solo a questo la donna, anche perché se andiamo a vedere la donna che non esiste, no, può esistere, che è la donna dei Proverbi 31, anche questa donna, oltre a fare il lavoro di casa, faceva delle cose incredibili. Quindi naturalmente la Bibbia non è un libro di leggi che esige la divisione del lavoro. In Cristo c'è libertà. Libertà di trovare il modo migliore per vivere le linee guida bibliche. L'importante è che si pratica la direzione cristica amorevole di sottomissione. Se dovesse, per esempio, succedere che il marito studia, perché può studiare, no? Succede che uno può studiare, non può andare a lavorare, oppure che è infortunato, si è fatto male. E nel farsi male è diventato disabile, diciamo, ipotizziamo una cosa estrema. Che succede? O altri motivi vari. Sarebbe giusto che la moglie guadagnasse più soldi del marito per portare avanti la famiglia. O che la moglie magari portasse la pagnotta a casa, come si usa dire, mentre il marito magari ne è impossibilitato. In altre parole, un matrimonio biblico non significa un matrimonio tradizionale. Assolutamente. Può succedere nel matrimonio biblico che il marito potrebbe essere un cuoco migliore della moglie e si mette a cucinare a casa. La cosa importante è che la coppia aderisca al modello in cui il marito serve come capo. Questa è la cosa più importante. Quindi, e la moglie, se il marito aderisce come capo, la moglie è come aiutante, aiutante sottomettendosi alla guida amorevole del marito. E insieme sforzarsi di applicare fedelmente questo modello biblico nella loro vita familiare. Come dobbiamo intendere questo verso? Secondo, quindi abbiamo detto innanzitutto diciamo che ciò che non significa, ma emerge la questione della guida empia. La guida empia nel matrimonio. Cosa succede quando il marito è un empio, un uomo empio? Empio sapete che significa, giusto? Un peccatore, insomma, incallito. Ora, il fatto che una moglie voglia onorare la guida del marito, se possibile, non significa che ne starà in silenzio. Fate attenzione a quello che voglio dire. Mettere in discussione i suoi ragionamenti, i ragionamenti del marito, o metterlo alla corrente dei suoi errori, non è prova di uno spirito ribelle, ma è piuttosto di amore. È di amore. Inoltre, rifiutare di sostenere la sua follia morale non è peccato. Se è un uomo empio, bisogna dirglielo. Una moglie cristiana può e deve schierarsi con Cristo, non col marito, anche se lui è il capo della famiglia, ma Cristo è il capo della Chiesa. E prevale più Cristo che il marito, in questo caso. E se il marito è un empio, si troverà, diciamo, a essere contro il marito, mantenendo però, e questo lo voglio sottolineare, uno spirito umile e amorevole, dimostrando il suo desiderio di onorare l'autorità del marito. Questo è un aspetto importante. L'atteggiamento è fondamentale. Terzo, come dobbiamo intendere questo verso? Un pensiero va a coloro che sono sposate con un uomo difficile. Va a chi? Adesso non so, adesso non vado nell'intimità di ognuno di voi, donne, sorelle, però il mio cuore va a queste sorelle, queste donne, queste mogli, che si sono sposate un uomo difficile.
la preoccupazione della Chiesa va a loro, anzi, il cuore stesso di Cristo va a loro, a queste sorelle. Ogni giorno è pieno di grandi tensioni, quando gli uomini sono difficili, di grandi decisioni che devono essere prese per principio. Quindi vivere una vita divina in un mondo decaduto può essere fatto solo attraverso una profonda dipendenza dalla grazia di Dio. La caduta, quindi quando parlo della caduta, del peccato, ha introdotto distorsioni nei rapporti tra uomo e donna. C'è poco da fare. Infatti spesso succede che l'amorevole e umile leadership del marito tende a essere sostituita dal dominio o dalla passività. Guardate, non voglio parlare di uomini passivi, perché questa è una nota dolente. Quando un leader diventa passivo, non è più leader. Non ci voglio parlare di questo. Quindi, cosa succede quando c'è questa difficoltà all'interno della coppia? Che questa amorevole e umile leadership del marito può essere sostituita dal dominio, come dicevo, dalla passività. D'altro canto, l'intelligente e volenterosa, diciamo, sottomissione della moglie tende a essere sostituita dall'usurpazione. Cioè, quante mogli sono alla guida della propria famiglia? Perché i mariti hanno dato le dimissioni. E pensate che sia una cosa giusta davanti a Dio? Oppure può essere sostituita dal servilismo, che si mettono a servire il marito come se fosse un re. A questo riguardo mi sento di dire che il dominio dei mariti, da un lato, e la passività, dall'altro, sono peccati terribili contro le mogli, sono peccati terribili contro le famiglie, contro la Chiesa, contro la Chiesa. Il marito infatti è capo della moglie, come anche Cristo è capo della Chiesa. L'usurpazione da parte delle mogli dall'autorità, dell'autorità del marito, o il contrario, il servilismo alla sua peccaminosità, è peccato. O l'uno o l'altro. La sottomissione della moglie deve essere informata e in accordo con la chiamata di Cristo. Amen. Ricordiamoci che il rapporto coniugale è uno stato esaltante. Perché è uno stato esaltante? Perché è un'immagine di Cristo e della sua Chiesa. Perciò, mariti, prendete in mano la leadership della famiglia e seguite l'esempio di Cristo. È il top. Concludo questa fase sulla moglie che deve essere sottomessa al marito. Io ho celebrato nella mia vita tantissimi matrimoni, l'ultimo il 16 ottobre lì a Matera con Salvatore e Gioia. E io come ufficiante del matrimonio ho in qualche modo la vista della cerimonia un po' sotto gli occhi miei, voglio dire, mi trovo circa un metro dalla coppia, molto vicini, no? Stanno qua. E quindi, essendo lì vicino, mi accorgo quanta gioia c'è nella coppia che sta davanti a me, i loro volti risplendono, insomma, di una luce speciale. Vedo proprio tutto. Vedo anche l'emozione che ci può essere nella sposa, nello sposo. Vedo il rossore della sposa, no? Che questo rossore si estende, perché loro hanno il vestito, si estende sul collo. Vedo tutto. Vedo gli occhi anche che si emozionano, umidi, no? Di lacrime. Vedo le mani tremanti. Insomma, vedo ogni cosa, perché stanno lì davanti a me. E poi vedo la loro anche reciproca serietà d'animo, perché hanno raggiunto il traguardo di sposarsi. E a volte, che cosa succede? Nel mio fantasticare, mentre ho davanti agli sposi, immagino le nozze finali, no? Le nozze dell'agnello, le nozze di Cristo in cui ci porterà con sé. Come sarà? No, me lo immagino. Poi però invece, mentre ho questa immaginazione veloce, no? qualche flash, ritorno nella realtà vivente che ho davanti. E mi chiedo nel mio cuore, Come se la caverà questa coppia dopo essere sposati?
amerà la sua bella sposa come Cristo ha amato la Chiesa e ha dato se stesso per lei? Sarà un capo amorevole? Sarà un premuroso che fornirà una guida morale a sua moglie? E io prego che sia così. Lei seguirà la sua attuale inclinazione a servire, a riverire il marito e a sottomettersi a lui come la Chiesa si sottomette a Cristo? Io prego che sia così. Quando poi è il momento delle promesse, e li richiamo, come voi sapete, alla serietà del loro impegno, perché non si stanno semplicemente sposando, si stanno in parte sottomettendo alle realtà più grandi della vita, alla sopravvivenza della comunità cristiana, perché se una famiglia fallisce, fallisce la comunità cristiana. Quindi l'impegno di una coppia quando si sposa è un impegno enorme. Le loro vite, quando vedo queste sposi davanti a me, le loro anime, il loro ego, piegati e modellati dal modello di Cristo e della sua Chiesa. Questa sposa dimostreranno Cristo ai loro figli. Quando i figli si allontanano, si dice, ma io che ci posso fare? No, tu ci puoi fare. È come se ci puoi fare. Quando noi dimostriamo il modello di Cristo ai figli, ai genitori, per la Chiesa, come suo corpo e come Salvatore, le cose cambiano. Ma perché ciò accada, la coppia deve essere ricolma di spirito per realizzare le loro promesse. Devono parlarsi con salmi, inni e cantici spirituali, cantare e fare musica nel loro cuore al Signore, ringraziare continuamente Dio loro Padre per ogni cosa, sottomettersi l'un l'altro nel timore di Cristo. Il marito amorevole è come Cristo. La moglie sottomessa è come la sua Chiesa gloriosa. Che mistero, che meraviglia. È questa la realtà. E mi rivolgo a tutti voi sposati. Ormai sono anni che faccio consulenza alle coppie. Nelle coppie ci sono tanti problemi da risolvere. E ci sono vari problemi, come può essere per esempio la comunicazione, non si comunica più, e comunque c'è una comunicazione anche silenziosa, gestuale, no? Con i gesti, e ci sono problemi, sorgono problemi. Ci possono essere all'interno di una famiglia problemi finanziari, anche questi creano problemi. Poi ci sono problemi legati alla personalità. Lui non cambia mai, lei non cambia mai, quindi sono legati anche al carattere, no? E questi sono problemi nella coppia. Poi ci sono problemi anche legati al passato, quello che si è vissuti, e forse anche tante altre questioni familiari. Ma vi dico questo, e lo dico a tutti e a coloro che ci seguono da casa, la questione ultima nel matrimonio è questa. Siete arresi alla Signoria di Cristo? Perché se non lo siete arresi, i problemi sorgeranno, perché voi sapete che Satana ha subito attaccato la famiglia, Adamo ed Eva, subito. Ma se c'è una resa alla Signoria di Cristo, se noi ci sottomettiamo a Lui in tutti gli ambiti della vita, avremo la vittoria. Se invece il punto di partenza nel matrimonio sono io, allora parto dal punto sbagliato. Io e non Dio. Il matrimonio esiste per la gloria di Cristo. È una rivelazione questa? Spero di no. Care coppie, lasciate che il vostro matrimonio sia un'offerta di adorazione al nostro Signore. Come? Mentre vi amate, mentre vi perdonate, mentre vi servite a vicenda, lasciate che questa sia un'adorazione al nostro Signore. Lasciate che la vostra relazione sia un aroma di Cristo davanti al mondo che vi guarda. Perché il mondo ci guarda. È come se ci guarda. Perché no, ci guarda quando usciamo per venire in chiesa.
ci sente quando urliamo a casa, ci guarda e ci sente. Lasciate che la vostra relazione sia invece un aroma di Cristo davanti al mondo che ci guarda. Il problema principale nel matrimonio è il peccato, dobbiamo comprenderlo. Il vero problema è il peccato e la soluzione definitiva è la grazia di Cristo, approfittatene. Se avete problemi nelle coppie, come coppia, approfittate della grazia di Cristo e abbandonate il peccato confessandolo. E come abbiamo visto, il matrimonio non è solo una convenzione sociale, ma è radicato nella signoria di Cristo. Tutto porta a Cristo, che è benevolo. Perciò abbiamo una grande speranza nel matrimonio cristiano. A chi si rivolge quando il matrimonio è difficile? A chi ci si rivolge? A specialisti? Psicologi? A compagnie, amicizie sbagliate? A chi ci si rivolge? Alcuni all'alcol? Alcuni fanno viaggi, viaggi infiniti per dimenticare. Alcuni si danno totalmente al lavoro. Alcuni alla pornografia. A chi ci si rivolge quando il matrimonio è difficile? Non commettete questi errori, perché questi sono luoghi e cose sbagliate. Guardate a Cristo. Guardate a Cristo. Il matrimonio ha lo scopo di indicarci il nostro Redentore. Ecco perché il marito è chiamato capo, perché il marito deve dimostrare, chiarire Cristo attraverso la sua vita, alla famiglia, alla moglie, ai figli. Perciò Dio vi benedica e vi guardi nell'essere quella coppia modello per il mondo e nella Chiesa. Amen.